Soffia. Marco, se ci viene con la scoliosi e anche la luce valco, cominciamo dalla luce valco? Dipende per cui è venuta. Se è venuta per una scoliosi, inizia la scoliosi saltando piano piano la luce valgo un passivo così. Allora, da qua spingi tutto in avanti e allungati. Spalle basse, basse verso il pavimento, spingi in avanti. Che lavoro sto facendo? Metto in dentro, allungati, alzati, alzati, ancora, 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 bravo. Che lavoro sto facendo? Beh, giù non sta lavorando perché c'è E infatti l'elastico. guarda, una cosa sistemata. Quindi sta lavorando la parte toracica. Come Cosa? catena? No, Come che? no. Bravissimo. Ah, niente scapolare. Ho No. detto astrica. Facendo, lavorare, tenendo questo dito un po' largo. Bravissimo. Adesso che sono messo in questa posizione, spingi bene in avanti, metto in Lordosi dentro. interscapolare. Sì? Mi spiego con i piedi, per la Ma la parte. zona lombare è completamente staccata. Sì, però il sacro è appoggiato. Ok. Sacro appoggiato? Appoggio al sacro. Sei con il sacro appoggiato? Più o meno. Vuoi che ti tocchi il culo, te lo tocco, se no appoggio, bravo. Appoggio bene. Ora, da questa posizione, lentamente prova, lentamente a portare fuori le ginocchia. Soffia, ginocchia fuori, soprattutto il destro, bravo, ginocchia tese. Braccio tese, braccio tese. Voi guardate, con pochissima, pochissima tensione della Bene. catena posteriore, guardate come si sta lavorando. Te lo sente? Metto un dentro, soffio, rilassa la bocca, su. Se vi abbassate, vedete un compenso. Il suo emitorace del sinistro tende a ruotare in fuori. Guardate, ci siete? Vedete qui. Spingi. Se apre, ok, guardate. Ok? Spingi, spingi, spingi. Sì, Allora lo facciamo si correre. vede. È il destro, Sì, non a me sembra il è destro. il destro, soprattutto io sinistra e destra. Eccolo là. Ma forse è trovato. Che devo fare? Allora, a questo punto non fare altro che appoggiare tutto, però spingi con la mano sinistra in avanti, leggermente con la mano destra. Bravo. Ok, attaccati, mento dentro. Soffia. Com'è? Ginocchio fuori. Marisa, tendi. Tendile, eh? Come? Vai in palestra, t'alleni. Vai, vai. Ginocchio fuori. Bravissimo. E adesso prova a spingere il pavimento con gli alluci. La parte questa, no, no. La parte interna dell'alluce. Bravo, spingi, spingi, spingi. Bravissimo. Spingi, spingi, spingi. Riposo. Com'è? Oddio, pesantissimo. Eppure non abbiamo messo in postura tantissimo, no? Le catene le abbiamo lasciate. Questo è interessante, guardate. È interessante per lavorare tutta la pianta del piede, delle dita, andare a prendere meglio appoggio sul primo, devotare le ginocchia. Perché ho preso lei? Perché avessi preso lui sarebbe stato molto più facile. Molto rigida, poi fossi preso io ancora peggio. Lei, anche pur essendo elastica, si può trovare la maniera di togliere quei compensi che la rendono così elastica e quindi si può lavorare tranquillamente. Ah, Marco, la bambina che è di 12 anni, per la scoliosi che sto trattando, no, terzo e quarto dito di un piede più corti, ma molto più corti. Perché non ci sta caricando e non si sono sviluppate a livello osseo. E A cambio di quindi atteggiamento posturale, vedete che li crescono sempre piccoli, quindi riesce. posso Sì. ottenere. Notazione della lunghezza dei permi. La lunghezza dei permi si valutano due modi, soprattutto si mettono le dita sotto, rimane all'esterno, e
e si va quando il soggetto è in appoggio, chiudi, no, bravissimo, questa è la postura supina per la valutazione, andiamo a mettere le nostre dita in appoggio sul traverso. Ok, a questo punto non abbiamo un grosso distivento, facciamo fare ancora un po' di dorsiflessione, bravissimo, e andiamo a vedere se cambia. Non abbiamo un grosso distivento, ci siete? A noi ci interessa principalmente se il perno è risalito o se il perno è disceso, queste sono le due lesioni più importanti. Se è anteriore, se è posteriore, interessa solamente nel caso in cui abbiamo le dita grigie. Se abbiamo le dita griff, vuol dire che la base si è ridotta, l'avampiede e il soggetto caricano il baricentro in avanti, la parte distale del perno ha la tendenza ad andare indietro. Questo è il primo compenso che andiamo a fare, ok? Nel suo caso non abbiamo dita griff, abbiamo un'introtrazione delle ginocchia. L'introtrazione delle ginocchia porta condili femorali interruotati. Se i condili femorali interruotano il perno, come sono potrà... Sì? Però che benedetta è finita, no? Te devi mantenere la postura sotto qualunque pressione. Se le ginocchia sono interruotate, il piatto tibiale, scusate, il piatto, i condili femorali sono interruotati, qual è il compenso che può dare questa rotazione interna per mantenere i baricentri sul piatto tibiale più corretti possibile? Un'eventuale rotazione esterna. Ci siete? Sì, sì. Un'eventuale rotazione esterna, quasi se non guardate la tibia, guarda il fuori, no? Un'eventuale rotazione esterna, come compenso, cosa può dare sul perone? Il perone tenderà ad andare in avanti o indietro? Indietro. Tenderà ad andare e perché il piatto tibiale va indietro, fa questo. E il perno quindi tenderà a venire avanti. Torna tutti? Sì. Questi sono i compensi che possono essere dati dall'organismo fino a una completa rottura o lesione. Adesso guardate le sue tibie, guardate come sono le sue tibie, le ginocchia sono internamente, quindi andiamo a valutare il perno se è posteriore e poi andiamo a trattare se è alto o basso. Ipotizziamo che questo perno sia alto. Se è alto vuol dire che è risalito, attraverso il dito tra l'uno e l'altro sarebbe messa così. E se è risalito, cosa abbiamo come problematica importante? Abbiamo il fatto che il tensore non espleta mai la sua lunghezza effettiva, non è messo in tensione, è messo in accorciamento. Scusa Marco, ma non dobbiamo valutare se per caso è risalito per un problema all'anca? Può essere, però te considera che prima di valutare il problema all'anca, guardiamo sempre tutto. Te guardi il tuo pezzettino, poi dopo vai a vedere se è di qua anche. Sì, sì. Capito? Perché se è risalito, qui abbiamo la testa peroneale, è risalito in questo senso. Ci sei? Sì, sì, sì. Ok. Mettiamoci a fare. Cosa facciamo? Di là ve l'ho fatto nella foto, sono dalla parte omolaterale perché qui vi voglio far vedere come si spinge, lo potete trattare da tutte e due le parti. Si prende appoggio e non si fa altro che applicare una spinta assiale rispetto al perno. Bello sento, mettete un dito qui, gentile, dito qui. Capisce? Sì. Volevo fondamentalmente fare questo, si prende, si applica la spinta. E questo. Una volta che l'abbiamo spinto, cosa andiamo subito a trattare? Il tensore della fascia lata. Di lì e tensore. Notiamo. Ah, sì, 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 ok. E l'andiamo a trattare. La possiamo trattare con delle pressioni. Dopo un po' di praticità, la trattate semplicemente con delle pressioni. Anche il metodo Rolf. Ma puoi fare finta di trattarmi? No, hai pagato per fare finta? No. Grazie. Hai pagato massimo perché ti facessi finta? Domandati come mai un atleta come te adora. Poi io
personalmente, una volta contrattato il tensore, tanto quello di mettere in postura, fate due colpettini. Sì. Magari guadagno qualcosa. E poi mi metto a lavorare per quanto riguarda la postura. Dopo parto in postura. Qualora invece avessi avuto... Ma tu non puoi sempre più lavorare la trama, so... No, se trovo un perno alto. So. Mentre lavoro sul tensore, se trovo il tensore tenso lo faccio bilateralmente. Sì. Ora, se io invece avessi avuto un problema in perno basso, perché la soggetto è qua, io come sono istruzioni. Quindi il perno... Vedo? No. Abbasso? Ah, Max è qua. Guardavo lì e non c'eri. Puoi passare un po', arriva proprio quest'area. Ho un problema di distorsione, la distorsione in inversione, cosa succede? Grazie. Quando mi messo in tensione mi si abbassa. La prima cosa che vado a trattare sono i peroni. Ora, Astrid, toccami i peroni. Sono lateralmente lungo, si sente bene. Se mi fate fare una eversione, fai un'eversione? La fate, fate. Posizione neutra. Allora, posizione neutra, a un certo punto quando te lo chiedo fai questo, guarda. Ok? Solo quando lo chiedo io, ferma lì. Vai. Ecco. Mettete le dita sopra, sentite scorrere sotto di voi, torna a posizione neutra. Vai. Ok. Vai. Ecco. Fallo più lentamente, sentite proprio scorrere, dopo lo faccio col po'. Quindi si vanno a trattare, senti, si compia. Si vanno a trattare il tibiale anteriore. Ora, come si trattano i peronieri? Beh, con le pressioni. Questo fa male? No. Si vanno a trattare con le pressioni. Palmo della mano. Lascialo. Qua si tratta il perno, ma spostato in su, e quindi anche qui, qui è un po' più semplice, e lo prendiamo, se lo volete fare da terra, si fa da terra, no, un'altra posizione abbastanza comoda questa, giù, mai finito qui? Quindi avete visto che il mallero è basso, voi lo mettete, dopo che avete stati i peronieri, lo tirate su. Poi, tensore, perché se era basso, in tensore non era contratto, ma era troppo esteso. Noi vogliamo trovare la sua lunghezza naturale, che permette alla catena poi di allungarsi. Camera verticale. Porta giù il sedere, metti le dita a griff, perfetto, più che può, così, tieni, no? Perché non ci riesco? Oddio mio. Per me, se lo stato morito non ti sposa più, eh? Come richiediamo le griff, tende subito a chiudere, quindi mantiene le griff, tira, chi è che chiude la stessa? Anche lei da un lato, dal lato sinistro, bravissimo, mantieni così, stendi piano piano e mantieni così, stendi piano piano e mantieni. Ora, se non è il suo caso, anche se comunque chiude, però non è proprio il suo caso, potrebbe lavorare un po' su peronè, ma qualora ci fosse una situazione del genere, questo. Cosa potreste ipotizzare sulla caviglia destra?
Che il perone è sceso? Brava, quindi una. In che senso? Vecchia. Ah, una vecchia distorsione. Quindi un soggetto che mi si presenta. Un soggetto che mi si presenta così, un atteggiamento posturale. Prima, voi mettete squadra, vedete che nasce questo compenso, vi fermate. Cioè dentro la rotazione. Sì. Vi fermate un attimo, cosa fate? La mettete giù, la fate rilassare, lavorate il perone, lo alzate, lo andate a valutare, lavorate il tensore, rilavorate il perone fino a niente, dopodiché siete in grado, in postura, di cominciare a normalizzare le gambe, di cominciare a normalizzare. Ci siete? Vi ricordo che ogni volta che normalizzate i piedi, e è il punto di partenza delle posture a squadra, qualora decidiate di seguire il filone più gnostico, più rigido, e soprattutto se, meglio ancora se il soggetto è venuto con un problema generale e non per un torcicolo, cosa potete fare? Voi state normalizzando il piede, vi dovete chiedere una spinta con il tallone e una spinta con l'anuce, ottimo. Questo sarebbe quello che dovrei fare con il tallone. Sì, una spinta con l'anuce. La posizione rimane questa, richiedete le dita a griff. Perfetto, e guardate i compensi, guardate qua. Ah, da questa parte. Allora, sì. Lascia questo, continua a mandare l'estensione, questo piano piano, tutti. Piano, chiudi qui, bravissimo, cerchiamo di normalizzarlo. Lì. Con lei... Luciano. No, con il gommino. L'elastico. Ecco, ce l'ha, se lo porta da posto per essere torturato. Con lei, per far lavorare questa zona... Che andiamo? Ok. Porta in alto gli alluci dentro, bravissima. Ora, solo questo non mi interessa, solo questo. Questo qui non mi interessa, il gioco delle tre carte, mi interessa questo, ma questo piega gli alluci. E poi piega gli altri diti. Perfetto. Piano, brava. Ora, da questa posizione porta il piede in talo. Bravissimo. Questa è la posizione che devi assumere. Un pochino più su, lì così, lì, un po' di più di talo, piano piano, mantieni, bravo. Ora, questo è l'inizio, ci siamo messi, vedete com'è posizionata? Abbassa la spalla, abbassa l'altra spalla, perfetto, interruota le mani, ottimo, mantieni la postura, fai più talo con questo e stendi il ginocchio di qui. Oh, ora vai, mamma mia, chiudi un po', chiudi così, comincia a respirare, vai, e stendi questo ginocchio, lì stendi anche questo, bravo, devi stare così, si va a vedere come pensi che ha messo, chiudi, brava, torna più su, ok, non ce l'ha fatto, sì, ti risposavi, fa tutto, stendi, avrei una giornata non finirà mai. Bomboniere, saluti. Buste. La diaceli. Dove vai? Tira su, la diaceli vado del tuo marito. Tira su. Bravissima, mantieni su. Bravo. Soffi. Ok? Perché sei andato alla mia spalla? Perché sei andato alla mia spalla? Che ti sei messa giù in questa maniera, avendo le spalle tutte e due interiorizzate. Quindi sollevando tutti i compensi. Comincio con uno. Vieni giù. Bravo. Tala. Bravi tutti e due, non è che ce ne andiamo sotto. Metti così e così. Brava, e poi mi rimette i piedi di chi sta accedendo. Ti do un attimo di sospiro, un attimo, chiudi, la rimetto in postura, perfetto, respingi, solleva tutte e due le gambe, ancora, spingi la parte dell'alluce in alto, ecco, e ora
qui fai dove becco la testina. Chiudi, eh? Bravissima. Chiudi anche qui, dove vai? Scesa una lacrima? L'abbiamo vista tutti, eh? Piega, bravo. Tallone in su. Ottimo. Porta in fuori. Oh. Tallone in giù. Sedere in giù. Ginocchia tese. Bravo. E una soffia. Marco, la mano, sia quando adesso l'hai messa così, sia quando ieri nelle scogliosi, questo è sempre per aumentare la tensione. Come, e poi con le dita potresti fare anche la GIF. È lo stesso principio, ricordi che un braccio, una volta del una talo. Gamba, poi talo, GIF. Ricordi, sempre. Sta aumenta ancora. Può aumentare in alcuni casi. Se no, stendi. Stensione. Com'è? Tira un po' più sul polso. No, se tu chiudi tira di più. Può succedere, non a tutti, a me, no. Sì. È come le dita. A te no, ma sì. Se chiudo tira di più qua. Sui talloni. Ottimo, come va? Per essere domenica un po' di giramento di palle mi la faccio. Sono qui apposta, mantieni. Bravo, tutte le dita da griff. Bravo. E i piedini fuori. Lo so, se no che ci viene a fare. Ma a te che sei fondo, pensate, una lingua scoliotica. Bravissimo, mi tieni a terra, vado su, vengo dentro, vado verso il basso. E si rifà. Stendi le gambe. Ottimo, più sedere. Vai. Ora, decidiamo che il tensore è troppo corto. Prima abbiamo deciso che il tensore è troppo corto. L'hai deciso anche te, vero? Stendi le gambe. Ok. Cosa facciamo? La leviamo dalla postura e gli lavoriamo il tensore? O, visto che abbiamo raggiunto questo, lavoriamo il tensore in postura? Bravissimo. Quando abbiamo le gambe alla verticale, mi temi? Voglio così sicuramente chiudere il dito, porta giù tutto, ora segnando, non so se cosa è delle due cose che stai provando. Cosa si fa? Una gamba si flette, tocca il ginocchio in terra, una gamba sta a 90 gradi per permetterci di muoverci. Quindi una gamba si flette e una gamba sta a 90 gradi. Io posso controllare qual è la postura e lavoro il tensore. Stendi, ti rimorgo se non ti metti in postura. Abbiamo parlato di miofasciale, frizione, con le mani, con il palmo, con le mani sovraggiunte, in questo caso torna scomodo, con il docchio, il dorso delle bocche, o con qualunque strumento. Te mantieni la postura, stendi le ginocchia, soffia, 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 soffia. Soffia, 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 soffia. Così mi sopporti? Okay. Io ho finito andato. Stendi, 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 eh. Stendi, non stai stendendo. Come fai a capire che mi migliorare questo? Quando ho deciso che è corto. In questo caso qui non è il tuo. Non cioè, è corto se avevo brava. Una più alta. Bravo, stendi. Però avete visto come si può lavorare in postura. Questa postura del mesierista è una postura che si utilizza tanto per mantenere le gambe verticali. Abbiamo quasi tutto sotto controllo. Questa postura com'è? Vero? Permette, guardate, di lavorare tranquillamente. Guardate quanto è migliorato. Su, 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 ancora qua. Bravo, ti fa prendere l'emozione. Chiudi le dita griff, bravissimo.
ha luci verso di me, oh, fermati, non chiudi, 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 ha luci verso di me, la pena, basta, fermati. Adesso abbiamo notato che è partito un altro piccolo compagno, partiti diversi, ma la testa, gli chiediamo di addrizzarsi la testa, mento in dentro, autoelungati come se tu volessi, bravissimo, abbassa un po' le spalle, ottimo, bravo. Da questa posizione decidiamo di andare a lavorare la respirazione, soffia, soffia. Così non rischi dell'avversario, si alzi la terra, così non vedo. Potrebbe, lo controllo, a terra, soffia. Ok, metti in dentro, com'è? Soffia, bravissimo. Porta tutti i tuoi talloni in alto, tala, tala bene, tala, eh. Un'altra cosa di cui mi sono reso conto nel tempo è che se vogliamo mollare una postura, quando chiediamo il tale è più semplice. Cioè se sono un appoggio, mani, e ora mollo, le perde. Se io invece da qua, tale i piedi e i talloni portano in alto, in alto, in alto, di più, 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 quando la lascio, rimane, perché sta già facendo le chiudi. Ok? Lascia. L'utilizzo della, eventualmente della pistola assaggiante, sì, è utile a te. Volendola più tranquillamente quando la prendi e li massaggi tutta la zona del tempo. Sì, sì, sì. Per i pollici, sì, sono grato per i miei pollici. Conoscete? Sì, io l'ho vista. Ce n'è di vari tipi, più o meno, ormai si assomigliano tutti, sono 160 euro, arrivato il pensiero, è figo.